Circa questo giorno di Yahweh, proviamo a vedere come Gioele lo tratti nel suo libro. E andate, non tutti, ma chi conosce un po' di ebraico va dalla linea 44, chi invece dell'ebraico proprio non interessa niente va alla linea 38. Provate ad osservare come lui imposta il giorno di Yahweh. L'espressione Yom Yahweh ricorre solo 5 volte nel testo di Gioele. Per facilitare la lettura andiamo tutti alla linea 38. La prima volta viene fuori con il verbo karob. Karob in ebraico vuol dire essere vicini. È un verbo stativo. Allora, è infatti vicino il giorno di Yahweh. Se voi andate alla linea 42, notate che c'è lo stesso verbo. Il giorno di Yahweh è vicino. Alla linea 39 invece viene adoperato il verbo bo, che vuol dire venire. Viene il giorno del Signore. Nella penultima ricorrenza, linea 41, venga il giorno del Signore, sempre lo stesso verbo. Al centro invece viene adoperato un altro verbo stativo, gadol. È grande, essere grande, è grande il giorno del Signore. Già questa impostazione vi sta a dire che per lui il testo più importante sarebbe il capitolo secondo, versetto 11. Chiaro? Che sarebbe quello che noi prenderemo in considerazione nella lezione cursiva che faremo fra poco. Perché leggeremo la scheda numero 3, dove vedremo in concreto che cosa lui dice circa questo tema, questa tematica. Per chi invece si diletta dell'ebraico, la linea 44, sulla destra, avete chi, che vuol dire perché, karob, essere vicino, yom, e qui casca l'asino. Perché avete il nome di Yahweh scritto con le consonanti, mentre le vocali sono le vocali del nome Shema. Il nome. Il nome. Perché, ascolta, sarebbe Shema. Shema ha una gutturale muta perché è un Aleph. Invece il verbo ascoltare, Shamach, ha una gutturale sonora perché è un chaim. Alla linea 45 vedete che compare ancora quel famoso chi, perché poi avete un bet kamez alef, che voi per istinto leggerete ba, invece no, si legge bo. Voi dite perché, ve lo spiegherò. Yom, Yahweh. Ancora un'altra volta. Alla linea 46, chi gadol yom Yahweh, perché è grande gadol. E tornate poi specularmente alla linea 47, in questo caso voi avete la variante di chi, che è lifne, avete la scriptio plena, non la scriptio difettiva. Nella linea 45 avete la scrizio difettiva, per cui è scritto ba e si legge bo. Mentre nella linea 47 vedete che si legge bo senza fatica, perché è scritto proprio così. Non so se riuscite a seguire. E avete sempre l'espressione yom yahweh. Alla linea 48 avete l'espressione speculare della linea 44. Se osservate, i disegnetti sono identici. Ci siete?
Questi sono i piccoli trucchi che si trovano nel testo originale, che si possono scoprire molto più facilmente di quanto si possono scoprire in traduzione. Per cui noi potremmo dire così: per Gioele, dunque, il giorno di Yahweh è il tema principale del suo libro. Questo tema principale ha le caratteristiche che abbiamo visto. Il giorno di Yahweh è una realtà futura, una realtà che distrugge ciò che c'era prima, ma crea una novità bella, proficua, valida, adatta all'umanità. Questa grande esperienza futura noi la possiamo in qualche maniera vivere attraverso piccoli frammenti, piccole esperienze nella nostra vita. Quando io ogni tanto dico: guardate che il soprannaturale è come il soprammobile, non è semplicemente un'immagine. Il soprammobile ha bisogno del mobile, il soprannaturale ha bisogno del naturale. Non è un'immagine, è un concetto teologico. Io non posso credere in una realtà trascendente se questa prima o dopo non mi tocca nella storia, perché io non posso uscire dalla storia. Io sono dentro la storia. E se Dio vuole che io lo incontri, io non posso farci niente se Lui non mi viene incontro. Questa è un'idea chiara? Seconda cosa, Dio non può chiedermi il salto nel vuoto, perché nessuna persona umana è fatta per fare il salto nel vuoto. Tutti quanti dobbiamo avere una certezza, minima, allora dopo il salto lo facciamo. Ma se io sono al terzo piano, c'è un incendio ed è pieno di nubi, di fumo, se io sento una voce dal basso che mi dice buttati perché vedo dove sei e quindi il paraurti te lo metto giusto, muove tu, possa cadere sulla coperta, ovviamente tesa, non come quella delle formiche che fanno vedere, allora io mi butto perché ho razionalmente questa sicurezza. Io non lo vedo perché c'è questa nube di fumo che mi impedisce, ma se quel tizio là sotto, quei tizi là sotto, i pompieri, mi vedono, io mi fido e vado. Ma se nessuno mi dice niente, io non vedo niente, non c'è nessuna voce che mi rassicura, perché devo buttarmi? Capite? E così è l'esperienza di Dio. L'esperienza di Dio noi non possiamo pensare di farla in maniera globale, piena, completa, fin quando siamo in questo mondo. L'ha detto perfino Benigni, commentando il canto 33 del Paradiso. Cioè, la nostra testa non è fatta per queste cose, è fatta per cose più piccole. Ma allora noi dobbiamo rispettare il fatto che la nostra testa è fatta per cose più piccole. Dunque, se Dio mi viene incontro, bene, se non mi viene incontro, il problema è suo, non è mio. E se vuole che io faccia un atto di fede, Lui deve darmi il minimo di base razionabile, intelligente, allora io poi faccio il salto. Questa è la struttura fondamentale del pensiero di Gioele, bellissimo, perché mentre ha sommo rispetto di ciò che è trascendente e di ciò che è futuro, ha anche sommo rispetto della persona che vive nell'oggi, dentro la storia e dentro le cose limitate. Quale caratteristiche di fondo ha, secondo il libro di Gioele, questo giorno del Signore? Beh, fondamentalmente tre. Bisogna affrontare questo giorno con atteggiamento penitenziale. Voi dite, ecco che cadiamo nel giansenismo, neanche per sogno. Perché nel mondo biblico l'atteggiamento penitenziale è quello di cambiare modo di pensare. E quindi noi potremmo tradurre in forma antropologica, non biblica: bisogna affrontare quel giorno con un po' di elasticità mentale. Non si può essere rigidi.
Purtroppo tutti abbiamo delle rigidità e tutti abbiamo bisogno di elasticizzare i nostri modi di pensare. Però quando una persona lo sa, prima o dopo ci riesce. C'è chi riesce prima, chi riesce dopo, chi riesce con facilità, chi riesce invece con difficoltà. Ma capire che certe realtà non vanno pensate in maniera matematica, questo diventa importante per arrivare a capire quella realtà. Vi faccio un piccolo esempio, piccolissimo. La moglie o il marito come fanno a sapere che il proprio coniuge è fedele? Non c'è una formula matematica per dimostrarlo. Non c'è una pillola rivelatrice. Se tu sei infedele, la tua pelle diventa verde. Non c'è. Ci si fida. L'altro dice: io ti sono fedele. Bene, mi fido, punto, basta, è inutile andare oltre. Ma devi avere una mens elastica. Per esempio, ci sono persone in Italia, in certe zone geografiche dell'Italia, alle quali questa affermazione che abbiamo detto non basta, perché la loro soglia di convinzione non è come la nostra. È più esigente. E allora esistono dei controlli sociali, esistono anche le pallottole. Avete saputo 3 giorni fa di quel boss che ha ucciso la figlia, giovanissima, mi pare avesse 25-27 anni, una cosa del genere, perché 20 anni fa aveva tradito il marito. E allora lui, suocero del marito, papà della moglie, fa giustizia da solo, l'ammazza. Siamo matti. Un errore pagarlo con la vita. Vabbè. Secondo, ciò che capita nella vita è segno sempre di qualche cosa di profondo, di trascendente, di futuro. Quindi ciò che noi viviamo non è niente di banale. Vado a mangiare una pizza con gli amici. Non è una cosa banale, è una cosa seria. Perché lì c'è un elemento di futuro, un elemento che ti trascende. Do il bacio a un bambino. Non è una cosa banale. Do un bacio a mia moglie, a mio marito. Non è una cosa banale. Può sembrare banale, perché noi siamo abituati alle superficialità, ma ogni realtà storica nasconde qualche cosa di trascendente. Noi siamo impastati di eternità e non ce ne accorgiamo. Vivere oggi senza renderci conto dell'oggi significa non capire il futuro. Certe forme di spiritualismo anticristiano, ma che si mette l'etichetta di cristiano, è non solo anticristiano, ma è antiumano. Non mi importa quello che succede nel mondo. Ma come non ti importa quello che succede nel mondo? Se tu vivi nell'oggi, Dio lo cogli. Se tu non vivi tutto presente nell'oggi, Dio ti scappa. Perché ti manca la capacità di cogliere, fra virgolette, questi segni che Dio ha seminato nella storia. Questi pochi minuti che ci restano non sono molti. Leggiamo brevemente in questi minuti la scheda numero 3. Io vi farò solo qualche chiosa per sottolineare ciò che è importante. Siamo nella terza scheda
dalla linea 2 alla linea 26 voi trovate la descrizione dell'invasione delle cavallette, dove Gioele aggancia quella esperienza come segno di questa realtà futura in cui il Signore comparirà e sarà giudice e redentore. Suonate la tromba in Sion e date l'allarme sul mio santo monte. Tremino tutti gli abitanti della regione perché viene il giorno del Signore, perché è vicino. Giorno di tenebre e di caligine, giorno di nube e di oscurità. Come l'aurora si spande sui monti un popolo grande e forte. Non pensiate chissà che cosa sono le cavallette, questo popolo grande e forte. Come questo non ce n'è stato mai e non ce ne sarà dopo per gli anni futuri di età in età. Davanti a lui, lui chi? Questo popolo. Un fuoco divora e dietro a lui brucia una fiamma, cioè fanno il deserto. Come il giardino dell'Edem e la terra davanti a lui, davanti a questo esercito, dietro a lui è un deserto desolato, non resta alcun avanzo. Il loro aspetto è aspetto di cavalli, come destrieri essi corrono, come fragore di carri che balzano sulla cima dei monti. Una nuvola di cavallette fa un fragore immenso. Come fragore di carri che balzano sulla cima dei monti, come crepitio di fiamma avampante che brucia la stoppa, come un popolo forte schierato a battaglia. Davanti a loro tremano i popoli, tutti i volti impallidiscono, corrono come prodi, come guerrieri che scalano le mura. Ognuno procede per la strada, nessuno smarrisce la via. L'uno non incalza l'altro, ognuno va per il suo sentiero, si gettano fra i dardi, ma non rompono le file. Piombano sulla città, si precipitano sulle mura, salgono sulle case, entrano dalle finestre come ladri. Paragona dunque questo sciame enorme di cavallette ad un esercito. Davanti a loro la terra trema, il cielo si scuote, il sole e la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare. Il Signore fa udire il tuono dinanzi alla sua schiera, perché molto grande è il suo esercito, perché potente è l'esecutore della sua parola, perché grande è il giorno del Signore, è molto terribile. Chi potrà sostenerlo? Se noi non avessimo fatto quella lunga introduzione che abbiamo fatto, questo brano ci sarebbe stato completamente incomprensibile. Dicevamo che il giorno di Yahweh prevede un atteggiamento penitenziale, cioè un atteggiamento di cambiamento di mentalità. Vediamo come lo presentano. Or dunque, parola del Signore, ritornate a me, qui c'è il verbo classico in ebraico, shuv, quello della conversione, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, che erano la manifestazione di questo cambiamento di mentalità. Laceratevi il cuore, non le vesti. È chiaro il concetto? Gesù dirà, quando tu digiuni, lavati, profumati, fatti bello, perché non è il fatto esterno che è importante. Ma il venerdì ho mangiato pesce, scusa, cosa hai mangiato? Caviale, champagne, aragosta, bravo. Io invece ho mancato all'astinenza, ho mangiato carne. Sono andato al McDonald's e con 3,50 euro mi sono preso un Big Burger e un bicchiere di Coca-Cola. Io ho mancato al venerdì, tu no, perché tu hai seguito il precetto e hai mangiato pesce, io purtroppo ho mangiato carne. Mi sono spiegato. Laceratevi il cuore, non le vesti. Quanto tempo occorre per il digiuno eucaristico? Un'ora? Sì.
Se si può, lo si fa. Ma se tu rompi quel digiuno per un'opera di carità, rompi il digiuno, fai bene. Perché è l'opera di carità che diventa gesto di rispetto verso l'Eucaristia. Non sono andato a messa, va bene, spiega perché. Ho dovuto assistere mia madre. Hai fatto bene, perché se andavi a messa facevi un peccato. A Don Renato è caduta una tegola stamattina in testa. No, 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 no. Ringraziando Dio ho dormito bene stanotte. Laceratevi il cuore, non le vesti, ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è giusto, inflessibile e non te ne perdona una. Non è scritto così, vero? Però per noi è così. O almeno quel Dio che ci hanno presentato è purtroppo così. Mentre il testo biblico continuamente, fino alla nausea, ripete che il Signore è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. No, noi questo Dio lo rifiutiamo, non ci appartiene, non è il Dio di Gesù Cristo. Continuiamo a pensare così, perché no? Poi ci vengono le paturnie dei raeliani addosso. Chissà che non cambi e si plachi, lasci dietro di sé una benedizione, offerta e libazione per il Signore nostro Dio, suonate la tromba in Sio, acclamate un digiuno, convocate una donanza solenne, radunate il popolo, indite un'assemblea, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini, lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talano. Tutti la conversione sarebbe opportuno viverla in comunità, non da soli. Il gruppo sostiene, il singolo fa più fatica. Per questo la Chiesa celebra le ceneri, il mercoledì delle ceneri, che poi a San Marco diventa invece la prima domenica di Quaresima. Perché noi siamo ibridi, siamo un po' romani e un po' ambrosiani. È nel rito ambrosiano che si danno le ceneri la prima domenica di Quaresima. E qui a San Marco noi siamo ecumenici, un po' questo, un po' quello. Ma perché? Secondo me qui Don Giuseppe ha fatto benissimo. È una delle cose più simpatiche che abbia fatto, perché il gesto di dire siamo disposti a cambiare mentalità, poi ci riusciremo meno pazienza, è un qualche cosa che si fa insieme. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti e i ministri del Signore e dicano perdona Signore al tuo popolo e non esporre la tua eredità al vituperio e alla derisione delle genti, perché si dovrebbe dire fra i popoli dov'è il loro Dio? Cosa nasconde questa espressione? È l'espressione che dicevano i babilonesi agli esuli ebrei. Dov'è il vostro Dio? Noi siamo più forti del vostro Dio, voi siete zero sociale. Il vostro Dio come voi. Allora, Gioele dice, impariamo a cambiare mentalità, perché quando cambiamo mentalità, Dio è più disponibile nei nostri confronti, o meglio, noi siamo più disponibili ad accoglierlo. E accogliere Dio significa essere sempre in una situazione di serenità, di profonda umanità, e quindi nessuno potrebbe accusarci di essere dei miserabili. In quel giorno, nel giorno del Messia, che cosa avverrà? Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, gente che non è persona, ma sono solo corpo maschili e corpo femminili. Questo era il concetto del mondo antico per lo schiavo. Lo schiavo non ha identità né civile né religiosa, è solo una macchina. E Gioele dice, no, stiamo sbagliando. I ragazzi sono degli ignoranti, stupidi, senza sapienza, stiamo sbagliando. Perché verrà quel giorno in cui lo spirito di Yahweh sarà sui maschi e sulle femmine.
Le femmine cosa valevano nell'antichità? Niente. Erano solo il terreno dove il contadino metteva il seme. Ma senza il seme il frutto non c'era, quindi la terra da sola non serve a niente, la donna da sola non serve a niente. Era una mentalità maschilista, punto e basta. E qui Gioele dice, quel giorno salteranno tutti questi criteri strutturali. Lo spirito scenderà sui giovani e sui vecchi, sui maschi, sulle femmine, sugli uomini liberi e sugli schiavi. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Che cos'è che bisogna fare? Dire semplicemente, Dio, dammi una mano. No, ancora di più. È scritto lì. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, non deve fare grandi cose. Poiché sul monte Sion, in Gerusalemme, vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati. E vediamo adesso qual è l'aspetto positivo e chiudiamo, perché siamo già fuori di 5 minuti. In quel giorno le montagne stileranno vino nuovo, finalmente. Il vino in Oriente, ricordatevi, è sempre segno della gioia escatologica futura. E latte scorrerà per le colline. Chi si ciba di latte? Colui che è all'inizio della vita, il bambino. Allora, che tipo di vita sarà quella? Sarà una vita piena di gioia ed è una vita che è sempre al suo inizio. Cioè non è una vita che si consuma. In tutti i ruscelli di Giuda scorreranno le acque. L'acqua era il segno della vita, ovviamente. Una fonte zappillerà dalla casa del Signore e irrigherà la valle di Sittim. L'Egitto diventerà una desolazione. Quindi gli Stati Uniti scompariranno, la Russia anche, la Cina. Ma che cosa sono queste potenze? Lui parla delle potenze di allora, quelle che creavano il modello di vita. E dice, l'Egitto diventerà una desolazione, l'Idumea un brullo deserto per la violenza contro i figli di Giuda, per il sangue innocente sparso nel loro paese. Mentre Giuda sarà sempre abitato e Gerusalemme di generazione in generazione. Vendicherò il loro sangue, non lo lascerò impunito e il Signore dimorerà in Sion. Naturalmente Gioele è ancora rivestito della mentalità ebraica, però i concetti di fondo forse li abbiamo colti. Grazie, ci vediamo il prossimo.